Bentornato nel mio canale YouTube. Sono entusiasta di incontrarti di nuovo. I tuoi segni sono brillanti o delusi? Qual è il tuo segno oggi? Guarda il video per scoprirlo. Oggi è giovedì 5 agosto 2021. Paolo Fox Oroscopo. Oroscopo Leone. Fortunelli ovunque, anche tra i guai. Fortunelli anche tra i guai, quelli preannunciati da Urano allo Zenit. Ma ormai ai suoi capricci e ai suoi colpi di scena ci avete fatto il callo e non gli date più tanto peso. E con ragione, oggi per esempio si divertirà a complicarvi un viaggio, nulla di grave ma il serbatoio quasi a secco senza distributori vicini, il motore che anziché cantare fa strani versi, i figli che si beccano sul sedile posteriore e voi al posto di guida con il partner, che dovrebbe farvi da copilota e invece legge le cartine al contrario. Tuttavia ciò che si nota sulla vostra faccia, anche attraverso il finestrino, è un gran sorriso, sapete di essere amati e Giove, sia pure all'opposizione, lo conferma, di avere successo e una fortuna più che discreta, non in queste sciocchezze, ma nei fatti della vita che contano davvero. Un lavoro che vi piace, un partner che vi ama, degli amici che credono in voi e con i quali condividete emozioni ed esperienze, e ora un bel viaggetto. Itinerario personalissimo, studiato per settimane per non trascurare nulla. L'amore mette giudizio e ha voglia di concretizzare, una donna matura che aiuterà la coppia a coronare il loro sogno o a superare una profonda crisi. Corteggiamenti anche al di fuori della coppia. I single scopriranno presto persone segretamente innamorati di loro che cercheranno di dichiararsi o di rendersi presenti. La strada in questi giorni a partire da oggi potrebbe essere tutta in salita, la vostra fatica sarà ripagata ben presto. Ma non aggrappatevi alle vostre convinzioni, lavorate per uscire presto da certe situazioni che rendono impervia la strada. Non temete. Verranno presto a bussare alla vostra porta delle grandi novità. Oggi vi sentirete come sotto attacco e la vostra proverbiale pazienza potrebbe venire meno. Cacciate via dubbi e incertezze e lavorate su voi stessi per ritrovare un equilibrio che potreste perdere facilmente. Prendetevi pure tutto il tempo che credete ma sappiate che dovrete decidere presto circa una questione che vi tiene da tempo sulle spine. Un amico si rivelerà particolarmente invidioso. Cercate di starne alla larga quanto più potete e vivrete meglio. Non potreste desiderare di meglio in amore se siete nati di giovedì e di sabato. I single potrebbero trovare conforto in un nuovo amore. Se vivete una relazione extra e non vi soddisfa, pensate piuttosto che alla relazione stabile che è in crisi, volete aggiungere crisi su crisi? Oggi vi fiderete poco delle persone in genere, soltanto nel primo pomeriggio riacquisterete il vostro proverbiale equilibrio che vi consentirà di trascorrere una serata migliore. Se gli altri vi rimproverano di essere dei sognatori in amore, non vi curate delle loro critiche, piuttosto approfittate di Venere che guarda dalla vostra parte per organizzarvi al meglio e ottenere il massimo dei risultati. Il tema forte del giorno è la comunicazione. Non aver paura di dire tutto quello che ti sta a cuore, vedrai che in famiglia lo prenderanno bene. Hai cose importanti da dire e loro ti ascolteranno. Avete il fascino giusto per proporre una uscita e per fare in modo che non vi si possa rifiutare. I vostri amici capiranno se dovrete disdire un impegno, per problemi di lavoro. Ricordate che verrà il tempo per celebrare il vostro successo e per raccogliere le lodi di quanti non avevano voluto credere in voi. Possibili entrate impreviste, e si annunciano sviluppi positivi sul piano professionale. Gratificati anche in questo giorno di piena estate dalla luna nel segno amico dei gemelli, accompagnata dal sole presente in leone, già dal mese scorso. La fusione tra vitalità e buon gusto, tra generosità e affettività vi consente di affrontare ogni situazione quotidiana con la coerenza e la temperanza che vi contraddistinguono. In famiglia vi si presenterà la necessità di risolvere una questione di ordine pratico e patrimoniale, che riuscirete a concludere con prontezza di spirito non disgiunta dal vostro innato garbo. Sarà una giornata nella quale vi sentite liberi di fare ciò che volete, tanto da stupire chi vi circonda con atteggiamenti un po' fuori dal comune. Portate avanti i vostri progetti e dedicate il weekend all'amore.
Per il leone questa è una giornata che potrebbe portare una piccola incomprensione in amore. Sul lavoro, invece, va meglio ma bisogna continuare a mantenere la calma. Riuscirete a dare maggiore spessore alla vostra quotidianità, se metterete in discussione alcuni atteggiamenti, non proprio consoni. Potete farlo da soli, analizzando i vostri ultimi risultati a livello affettivo. Non che non siate capaci di essere empatici o coinvolgenti, ma talvolta scambiate il sano egoismo con l'egoismo vero e proprio. Bisognerebbe invece ridimensionare certi obiettivi. Una buona giornata per voi questo giovedì, giorno di Mercurio appunto in transito al vostro segno e, anche se bisticcia con Urano allo zenith, la cosa non vi tocca perché vi sentite voi i più forti. Opposto anche Giove, ma poiché si tratta di un astro sempre benevolo, lo si può leggere come opportunità d'incontro o aiuto da parte degli altri, tanto più che a dargli una connotazione positiva provvede l'amica Luna, in segno d'aria in sestile al vostro. In viaggio tra amici o impegnati a concludere affari sarà una giornata bellissima, piena di stimoli e sorprese. Amore ed Eros, pappa e ciccia con il partner con cui, oltre che amanti, siete anche amici e compagni di viaggio, una presenza costante anche quando siete fisicamente distanti, è una persona che, qualsiasi cosa diciate o facciate, vi sta sempre accanto e fa di tutto per capirvi. Dialogo aperto e simpatico ma soprattutto sincero con amici, parenti o persone appena conosciute, quando si ha il cuore generoso e aperto agli altri nulla di brutto può capitarvi e qualsiasi esperienza, anche se apparentemente negativa, viene sempre riconosciuta come formativa e utile. L'astro ricettivo, femminile, Venere dalla buona vicina Vergine, è la vostra madrina nell'avvicinarvi alla vostra dolce metà con delicatezza di tocco e volontà di comprendere le sue esigenze. L'intesa, sia di tipo fisico, passionale, che di carattere sentimentale, ne risentirà arrivando a sfiorare una rara completezza. Se siete cuori solitari, approfittate della grande positività che il Team Sole, Venere vi dona e proiettatevi alla volta di audaci conquiste. In particolare se appartenete al cosiddetto sesso forte è possibile che al vostro arco abbiate molte frecce da scoccare. Lavoro e denaro, opportunità di aggiudicarvi un grosso affare anche in epoca di vacanze, quando gli altri hanno per la mente tutt'altro, viaggi, mare, flirt. E chi ci pensa più al denaro? Voi per esempio, che amate la bella vita e un conto in banca che non dia preoccupazioni. La vostra mente è sempre in movimento e non conosce tregua, se in più si sta arrovellando su progetto potrebbe piantare piuttosto la compagnia degli amici o smettere a metà una nuotata per fissare sul tablet o sulla carta la soluzione, effettivamente geniale, che ha individuato. Il vostro segreto, mai perdere tempo, quando le cose arrivano bisogna saperle afferrare al volo. Le persone che hanno il piacere di lavorare con voi sono la dimostrazione della vostra passione che mettete nella vostra professione, la quale affrontate con grande determinatezza e sicurezza. Una organizzazione mentale perfetta vi aiuta nell'effettuare nel più veloce tempo possibile le incombenze che avrete ancora da svolgere se lavorate pure oggi. Ne sentirete gli effetti in special modo se siete nati della Leonina terza decade. Benessere, un raffreddore, una raucedine improvvisa, fegato capriccioso, insonnia, un malessere insomma oggi non va escluso, ma non è detto che arriverà proprio a voi, di leone al mondo ne nascono tanti altri forse così curerete l'ossessione di essere il numero uno. Avete messo qualche chilo? Non è un dramma. Siete belli anche con quel rotolino. Quando ne avrete voglia vi rimetterete in forma e tutto tornerà come prima. Per ora vogliatevi solo bene. Per lei, il capo vi sorprende, e anche oggi quando vi manda a chiamare pensate subito al peggio, modello licenziamento in tronco, entro 57 minuti. Come è successo di recente a un gruppo di sventurati in Ticino. Niente licenziamento, piuttosto un avanzamento, riconosce le vostre doti e mostra di apprezzarle. Per lui, ultima trattativa prima delle ferie, conclusa felicemente con una firma, vantaggi per voi e per l'interlocutore. Equamente divisi, vi piace avere successo ma non a discapito di chi vi sta di fronte. Colore delle emozioni, lampone. Barometro dell'umore, soleggiato. Pagellina del giorno. Sentimenti,
10, attività, 8, finanze, 10, benessere, 9. Grazie per aver guardato i miei video, mi sento molto meglio a darti questi segnali. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video, il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo.